Denise? Bentrovati su Watch Mojo Italia. Oggi vi sveleremo la nostra top 10 riferimenti per adulti che non avete capito negli show di Disney Channel. Because every time I open up an email that says I won a contest, it's really just someone trying to sell me vitamins. Like, don't worry, this is all normal and it's just your body's way of telling you that you are a woman. Olive oil, virgin olive oil, extra virgin olive oil with the questionable past. Titolo lunghissimo, quello che abbiamo fatto anche nei film Disney, in Shrek e in altre liste che trovate qui a destra, lo abbiamo fatto anche con le serie di Disney Channel. Ciancia le bande, andiamo! Numero 10, Uomo in mare, in a tutto ritmo. Shake It Up Chicago, auditions on the 10th, looking for teen background dancers 13 and up. Quando Sissi molla a metà l'audizione per entrare nello show, le paranoie la travolgono e quando Rocky cerca di farla sfogare un po', lei gli racconta una miriade di altre situazioni mega cringe, imbarazzanti, come quella volta che cadde nel lago e ne uscì in topless. No, I'm very unstable. I tipped over the canoe, cut my lip, and my top came off. Sissy, you were 10. Nobody even knew you were a girl. I knew! Che apparentemente è solo un modo di Zendaya di consolare Bella Thorne, ma che, se riletta in chiave dalla vostra mente è perversa, lascia ampio spazio all'interpretazione tra body shaming giovanile, ovvero Sissy che sembrava un bambino, fino a ipotetiche reazioni adolescenziali su una ragazzina a cui parte il costume. Oh mio Dio! Basically, to be off the show must mean I'm on the show? Yeah, you two got that whole it factor. I think our audience is gonna eat you up! Numero 9, dobbiamo parlare, in Girl Meets World. Ah, the end of the year. The weather changes, kids pair off, first love. Quanti di voi hanno un genitore che insegna, magari nella stessa scuola che fate? Allora, saprete che la cosa spesso non conta come bonus, ma anzi. Qui abbiamo Cory che cammina nel corridoio contento dell'amore sbocciato a scuola, a parte quando vede sua figlia Riley con un ragazzo. A quel punto... Riley, it's time... for the talk. In front of the whole class? Yeah, give her the talk, let's see what you know. Già, Cory si conferma un idiota, perché, come giustamente fa notare Riley, di solito queste cose, sì, si fanno in un'altra stanza, ma in privato. In più, l'amica Maya, anziché darle realmente una mano, sprona il professore a vedere cosa ne sappia la figlia. Ma quei famosi discorsi genitori-figli sulle cicogne che lasciano bambini sotto foglie di cavolo sono sempre imbarazzanti. Give your daughter to me. I'll give you 4 oxen and my best milking cow. Are you actually thinking about this? It's a good deal. Numero 8, larghe vedute in Raven. Tutti hanno dei segreti, o almeno degli argomenti di cui non si parla nemmeno con i migliori amici. Come quando Raven sogna un quasi bacio tra Chelsea ed Eddie e ci rimane male perché i due non le hanno detto nulla. Hey, so what's going on with you two? Nothing? Oh, cause lately it's kind of seemed like something. Poi anche la coppia sembra starsene per le sue, lasciando a Raven un sacco di ulteriori dubbi su cosa effettivamente stia accadendo. Solo che si fa tutto un suo viaggio fin troppo fantasioso. Why didn't you tell me? I don't know, we knew if you told you, you know, you'd want to control our every move. Oh, oh! Solo quando Raven parla con la madre di Chelsea si rende conto che qui l'unica con la mente maliziosa è proprio lei. Dance? Salsa dancing? Yeah. Honey, what did you think they were doing? I thought they were doing something, but a whole different little something. Per la cronaca, questa serie si meritava almeno un'altra stagione, altro che quella maledetta legge dei 65 episodi. Numero 7, navigare a notte fonda in Gravity Falls. Uh-oh, inviting Wendy on our mission? Me thinks there's romance afoot! No, look, Mabel, I've thought this through and I'm over Wendy. I've looked at it from every angle and that thing was going nowhere. I know what matters to me now, and it's finding the author of this journal. I gemelli Pines sono stati ideati, parola del creatore Alex Hirsch, in modo che il loro rapporto fosse il più realistico possibile. Sono, sì, culo e camicia, ma sanno anche scannarsi di brutto. E questo Hirsch lo sapeva, perché i modelli dei due ragazzi sono in effetti lui e la sua sorella gemella. This is so stupid cool. It's like a fallout shelter or something. It must have belonged to the author. Mabel coglie l'attimo per attaccare il fratello a tradimento, lì dove i segreti vanno ad annidarsi. Oh, oh man, was this place built in the past or the future? Yeah, this room is way creepy. Not as creepy as Dipper's internet history. Oh, brucia.
Considerata soprattutto l'età dei due, non ci sono speranze che Mabel si riferisse a quando Dipper ha cercato il peso della perfetta glassatura sulla Sacher Torte. Numero 6, la fortuna irlandese in Zack e Cody. A Carrie capita spesso di ricevere carinerie, scusate, e tentativi di abbordaggio. E la cosa nella serie viene toccata più e più volte, sempre in maniera molto delicata, come qui, quando i ragazzi trovano lavoro al market e il loro capo Wayne li vede parlare con la donna. We don't need lectures at work. Just buy your soy kebabs and go home. Cody, that is not the Paul Revere way to treat a lady. Scoprendo così che la donna è proprio mamma Carrie, al che Wayne, senza motivo, decide di provarci. So, is there a papa in the picture? If not, you look for the pot of gold at the end of the rainbow. All'inizio poteva anche sembrare carino, ma il proseguo con la battuta con Wayne Cubaleno non voglio nemmeno immaginarmi di cosa stesse parlando. Decisamente troppo equivoco anche per uno show per bambini. I'm not Irish and you're not getting lucky. Numero 5. Fumetti per adulti. Nei maghi di Waverly. This is it! If they allow me the honor of being the new writer for the Captain Jim Bob Sherwood comics, I'll be a hero to kids everywhere and... myself. Quando Alex ha l'occasione di disegnare il fumetto preferito di Justin, ha una buona idea che però forse potrebbe essere un po' troppo ardita per il target. I can't think of anything in this world that could bring me down right now. Here, let me try. I won the contest too. What? Perché il soggetto di Alex può essere letto anche con gli occhi di chi in mente ha una sola cosa. So, here's Captain Jim Bob enjoying a taco. While the girl pirates, see the pretty one has a peg leg, only her, are checking out his space rocket. La storia di un uomo con un enorme razzo che viene ammirato da un equipaggio di donne pirata. Un uomo con un enorme razzo che viene ammirato da un equipaggio di donne pirata. Voi ci vedete qualcosa di male? Un uomo con un enorme razzo. And then a bear comes. And he slaps the taco out of his hand, eats the rocket, and then takes the girl pirates to a really cool club. Numero 4. Il lessico è importante. In Kim Possible, come questa lista sta dimostrando, le battutacce negli show per bambini ci sono, ma con un basso profilo. Try non-fat turkey dogs. Ma a volte invece se non le vedi è colpa tua che hai degli hot dog negli occhi. Ecco, anche adesso. Vabbè, comunque, durante la cattura di Looker, Kim ha un'interessante domanda per lui, ma Ron le fa notare che formulata in quel modo la domanda è un po' troppo equivoca. Howdy and welcome to Smarty Mart, where... Smart shoppers shop smart. I get it, okay? Kim! Okay, Looker, cough up the sausages. Ew, rephrase, please. Kim Possible è sempre stato un cartone lanciato in avanti contro gli stereotipi di genere ed è apprezzabile per questo, ma questa battuta risulta quasi peggiore di Allora del tacchino, che vi ricordate tutti, se no cliccate sulla destra. She's gotta fix her makeup. Because we are so good looking. Not quite. Numero 3, piccoli guardoni in Gravity Falls. Well, at least my braces don't whistle when I breathe. At least I wash my clothes once in a while. Washing clothes is a waste of time. I'm a busy guy. Come tutti i ragazzi adolescenti, Dipper è sempre allupato e quando il prozio pazzo Sam lo trova a spiare Mabel e le sue amiche, va in paranoia e pensa al peggio. Gerard is just so fierce. What's going on, Dipper? Ah, you're at that creepy age where you spy on girls, huh? Guess it's time you and me had a man-to-man talk about the birds and the bees, you know? Ma in realtà un tappeto magico aveva scambiato la coscienza dei gemelli, rendendo Mabel Dipper e viceversa. What happened? Dipper? Why are you wearing my clothes? And my face? Am I in your body? Am I in your body? E quindi quella è in realtà Mabel nel corpo di Dipper, che sta spiando il fratello per capire quanti danni sta provocando nei suoi panni, ma il vecchio Stan non lo sa. I should really be going. No way out of it! Look, it all begins with this little fella, the pituitary gland. He may be little, but he has big plans. E lei ne esce devastata, e te credo, perché già Stan è fuori di testa, in più vista la situazione. Numero 2, mai giudicare l'olio dall'etichetta, in Zack e Cody al Grand Hotel. La cosa bella di serie come Zack e Cody è il fatto che i protagonisti dello show crescano assieme ai loro telespettatori, ma in alcuni casi sembra che l'età anagrafica del target gli autori se la siano scordata in sala d'aspetto alle poste. You're both very lovely. But the truth is, Diego has a girlfriend back in Indiana. Why did you date the two of us? Because
Diego is like a fine sports car. He cannot just sit in the garage. Tipo qui, e poi quando lo chef Paolo spiega gli ingredienti dei suoi piatti e dice di aver usato un sacco di olio. You must now try my most delightful creation. I call it Chef Paolo's most delightful creation. O meglio, di varietà di olio, e siccome la purezza dell'olio si definisce come vergine ed extravergine, lo chef fraintende un paio di cosucce. Tomato, zucchini, green pepper, onion, garlic, chive, black pepper, red wine, vinegar, olive oil, virgin olive oil, extra virgin olive oil with the questionable past. E io non ve la spiego neanche, perché se non l'avete capita neppure adesso, o avete ancora 6 anni, oppure state mentendo. E prima di svelare la nostra maliziosa numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Action! At least buy me dinner first! So you guys have fun, stay out as late as you want. But not too much fun, we have enough kids already. I'm serious. Are you ready to do this? No. Aren't you the least bit nervous? I don't get nervous. You know what I do? I just picture everyone around here naked. E torniamo con la solita storia. Se non volete trovarvi anche voi tutti nudi mentre fate la spesa a causa delle fantasie di Sisi, cliccate sulla campanella degli avvisi sexy di WatchMojo, ok? E alla nostra numero 1, la scimmia sulla spalla in Dave il Barbaro. Now I've got strong trading cards, an action figure, a poster, a lunchbox, his board game, complete table setting, a snow globe, his official biography, his unofficial biography, his officially unofficial biography, and his new and improved super deluxe monkey warmer. Quando l'eroe Strom sceglie il drago domestico di Fang come sua nuova preda, finisce con il deviare l'attenzione verso altre faccende. I need a dragon to slay. Doesn't Dave have a pet dragon? Is it a gigantic vicious beast? It's more of a dumb little fine potato or something. Close enough! Proprio quando sta per scatenare il potere di Grayskull rubato direttamente da Skeletor di He-Man, si distrae con una scimmia. E non ci sarebbe niente di male se non ci fosse quell'espressione facciale, quel fare sicuro, fin troppo. Aren't you gonna slay me anymore? Obviously, you've never touched a monkey. It's kind of addicting. Non so se sia più per la questione della dipendenza o per la scimmia che viene toccata sospettosamente, ma l'argomento è caro agli autori, che hanno trasposto una situazione simile anche qui. Maybe our two species aren't so different after all. From now on, we'll live as equals. Correction! Friends. Daddy, I just met the coolest guy! Can you stay for dinner? Not in my house! Allora, piaciuta la nostra lista? Sì, lo so, non c'è nulla di estremamente vizioso e lascivo come poteva essere in Shrek o Toy Story, ma che ne dite? Lo guardavate Disney Channel? A me non faceva proprio impazzire. Ma fatemelo sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando, cliccate la campanella, avete già visto che a mettervi in imbarazzo non ci mettiamo niente.